Benvenuti a questo nuovo speciale del venerdì sera. Nel video di oggi vorrei semplicemente rispondere ad alcune delle domande che avete fatto nei commenti e successivamente vi parlerò un attimo di quali contenuti ho intenzione di portare sul canale a breve, dal momento che in tanti mi avete chiesto proprio questa cosa. Però partiamo dalle cose di fisica. Sotto il video sul paradosso EPR mi avete fatto alcune domande. Partiamo con questa. E se la misurazione sulle particelle correlate fosse fatta su entrambe e nel medesimo istante? Dunque, questa è una domanda effettivamente lecita. Il problema è che in relatività ristretta noi non possiamo parlare di medesimo istante se stiamo parlando di due eventi che sono, diciamo, molto lontani spazialmente tra di loro. Perché appunto, secondo la relatività ristretta, il tempo non è più un parametro assoluto che scorre allo stesso modo in tutto l'universo. Quindi parlare di medesimo istante, quando noi parliamo di appunto due misurazioni che vengono fatte, due misurazioni legate a una correlazione EPR a distanza, è fondamentalmente sbagliato. Ecco, ci sarà sempre un sistema di riferimento in cui ad esempio una misurazione avviene prima dell'altra o viceversa in cui la seconda avviene prima oppure un altro sistema in cui avvengono contemporaneamente. Quindi in generale cerchiamo di non parlare di medesimo istante. Poi sotto al video sulle particelle fondamentali è stato chiesto come mai, nonostante nella teoria di Einstein la gravità non sia una vera e propria interazione, ad oggi si cerchi l'ipotetico gravitone. Viene chiesto, le due cose non sono in conflitto tra di loro? Dunque, diciamo che sono leggermente in conflitto. Com'è la storia? Allora, innanzitutto, la teoria quantistica dei campi non è in grado di descrivere la gravità, nel senso che non è in grado di includerla. La gravità risulta essere una teoria non rinormalizzabile nel momento in cui uno tenti appunto di quantizzarla secondo gli standard della teoria quantistica dei campi. Sicuramente farò un video su questa cosa che è abbastanza complicata. Tuttavia, nonostante sia un'interazione che non si riesce appunto a racchiudere all'interno dello schema della teoria quantistica dei campi, il gravitone lo si continua comunque a cercare. Innanzitutto perché noi sappiamo che c'è la radiazione gravitazionale e ci si immagina che comunque potrebbe essere che questa radiazione si possa rappresentare tramite una particella, esattamente come il campo elettromagnetico, la radiazione elettromagnetica la si può immaginare, diciamo, come tanti fotoni, la radiazione gravitazionale potrebbe venire descritta appunto da tanti di questi gravitoni. Quindi i gravitoni non sono mai stati osservati, tuttavia potremmo prevedere alcune cose che potrebbero venire osservate nel momento in cui i gravitoni dovessero essere rivelati, tra cui lo spin. I gravitoni dovrebbero avere spin 2 e dovrebbero essere particelle senza massa. Poi l'ultima domanda a cui vorrei rispondere per quanto riguarda la fisica è una domanda comparsa sotto all'ultima lezione di relatività generale. Viene chiesto, ovviamente per quanto riguarda la metrica di Kerr, ma quindi nel blocco 3 sarebbe possibile anche andare nel futuro? Oppure sarebbe solo possibile viaggiare nel tempo nel passato? Allora, il teorema, quello che parla appunto del blocco 3, sostiene che dati due qualsiasi eventi troveremo sempre una linea spazio-temporale rivolta verso il futuro che li collega. Quindi effettivamente dati due qualsiasi eventi, si può andare dal passato al futuro, dal passato a un futuro ancora più futuro, dal futuro al passato e così via. Qualsiasi due eventi che si trovino all'interno, diciamo spazialmente, del blocco 3, si possono collegare tramite una linea fisica, diciamo una traiettoria percorribile da chiunque, con un'eventuale astronave o cose del genere. Quindi questo è quanto. Poi passando invece alle domande non proprio di fisica, ma legate a un'informazione su un libro. Ecco, abbiamo qui qualcuno che mi dice: ho appena scoperto questo canale, trovandolo molto bello, grazie mille. Volevo chiedere al conduttore se è possibile trovare un libro che sia il più aderente possibile alle discussioni che ha fatto sulla relatività. Dunque, non è una cosa banalissima da soddisfare. Allora, io mi sono portato qui per farvi vedere un attimo quali libri ho utilizzato io, ok, nel mio percorso di studi. Ecco, io fondamentalmente ho studiato la relatività generale principalmente su questi libri. Vabbè, per quanto riguarda la relatività ristretta, ho usato il Landau, un classicone, teoria dei campi. Poi, per iniziare, diciamo, a studiare la relatività, per la prima volta ho usato questi due libri qua, no?
che sono il Weinberg, Gravitation and Cosmology, che è un librone veramente scritto benissimo, lo consiglio a chiunque, anche ai non esperti, avere in casa un libro del genere è sempre una buonissima idea. E poi questo elenco telefonico qua, che è il Misner Thorn Wheeler. Abbiamo il buon Thorn, che ha vinto il Nobel l'anno scorso, tra l'altro, il Gravitation. Qui dentro c'è tutto fondamentalmente, questa è una specie di Bibbia della relatività generale. È un libro che quando è uscito doveva essere appunto il libro più completo in assoluto sulla relatività generale. Allora, dal punto di vista del formalismo, ovviamente ci sono libri più moderni, però qui dentro trovate veramente un sacco di informazioni. Naturalmente immagino che chi ha fatto la domanda si aspettasse che io consigliassi un libro divulgativo. Il problema è che io effettivamente non conosco moltissimi libri divulgativi. La divulgazione che faccio io proviene da una formazione, diciamo, accademica fatta su libri tecnici. Io poi cerco di tradurre le cose in un linguaggio che possa arrivare un po' a tutti. Diciamo che se vogliamo parlare di libri divulgativi, io l'unico che mi verrebbe da consigliare è il libro scritto proprio da Albert Einstein, che è Relatività, esposizione divulgativa. Lì dentro, bene o male, si trova un'esposizione della relatività intuitiva, insomma, scritta in modo abbastanza qualitativo. Ritornando ai libri che invece mi hanno formato, diciamo abbiamo questo, General Relativity di Wald. Questo è un libro veramente scritto molto bene, molto moderno, il formalismo è praticamente attuale ed è uno dei pochi libri, insomma, in cui si parla sia di relatività generale, sia di cosmologia, sia di tutte le varie soluzioni, anche quelle un pochino più, diciamo, complesse come quella di Kerr. Inoltre si parla addirittura di termodinamica dei buchi neri e si arriva a parlare anche di tentativi di quantizzare la relatività generale. Quindi ecco, un libro veramente scritto bene. In ultimo poi questo, The Geometry of Kerr Black Holes, parla appunto dei buchi neri di Kerr. È stato scritto da Barrett O'Neill, che praticamente questo è praticamente un libro di matematica, quindi in realtà questo non lo consiglio a qualcuno che fosse interessato dal punto di vista divulgativo alla relatività. È vero che anche qui trovate dei capitoletti scritti fondamentalmente utilizzando solo testo, senza formule, però diciamo che se dovessi consigliare un libro divulgativo consiglierei quello di Einstein, sicuramente, Relatività, esposizione divulgativa. Troverete il link nella descrizione al video. Però io consiglio comunque sempre anche l'acquisto di libri tecnici. Perché? Beh, innanzitutto perché prima o poi potrebbe sempre venirvi la brillante idea di mettervi lì e cercare di capire, magari all'inizio, qualche calcoletto, qualche formuletta. Non sono cose troppo complicate. Qui non stiamo parlando di meccanica quantistica, calcoli con metodi di analisi complessa. Qui parliamo di cose che all'inizio sono abbastanza intuitive. Poi pian piano si complicano perché entrano i tensori e altre cose. Però io consiglio l'acquisto di questi libri innanzitutto perché sono scritti da degli esperti, quindi quello che trovate è corretto da tutti i punti di vista. Qui non si cerca di semplificare le cose a tutti i costi, come invece spesso si fa nella divulgazione, quella classica. E poi, secondo me, ci sono veramente tante pagine molto utili anche a chi non capisce il formalismo matematico, perché sono pagine scritte appunto in lingua, quindi un testo normale che uno può capire. Per farvi capire, io quando ero alle scuole superiori non conoscevo minimamente la matematica della relatività generale, però avevo questo libro che girava per casa e lo sfogliavo e capivo molte cose, insomma, di quelle scritte appunto come testo. Qua si parla del processo di Penrose, ad esempio, che ho trovato molto interessante, ci sono molte biografie. Quindi ecco, questo è il mio consiglio: se riuscite, compratevi uno di questi libri. Anche se sono libri tecnici, non fatevi spaventare perché potete imparare molte cose lo stesso. Poi mi è venuto in mente che io ho anche questo, che è il libro scritto fondamentalmente nel periodo in cui Einstein è morto, si chiama 50 anni di relatività. Ci sono vari scienziati che hanno contribuito, tutti italiani praticamente, quindi ecco. Questo è un libro veramente da avere. Non so se sia facile trovarlo, adesso guardo se si trova qualche link, eventualmente ve lo metto nella descrizione al video. Qui dentro si parla di relatività in varie salse e si può trovare molta roba comprensibile anche per chi non mastica proprio il formalismo matematico. Ok, detto questo, passiamo un attimo a qual è il programma futuro per il canale.
Allora, in tanti mi avete chiesto di girare nuovi video contenenti appunto dei corsi divulgativi. In particolare è stato chiesto di girare un corso di meccanica quantistica. Sicuramente lo farò, non ci sono dubbi. Però mi piacerebbe anche continuare un po' con i video, diciamo quelli autoconsistenti, come il video sul paradosso EPR o quello sulle particelle elementari. E diciamo che nelle prossime settimane pubblicherò soprattutto video di questo tipo, no? Sicuramente ne pubblicherò uno sul paradosso di Schrödinger, sul paradosso del gatto di Schrödinger, poi pubblicherò un video su E uguale mc al quadrato, cercherò un attimo di spiegare che cosa significhi appunto, pubblicherò un video sul bosone di Higgs, pubblicherò video sulle onde gravitazionali un pochino più approfonditi, almeno rispetto a quello che potete già trovare nel corso di relatività ad esempio, e poi mi piacerebbe pubblicare un video. Innanzitutto, per i 100 anni dalla nascita di Feynman, dato che vorrei fare un piccolo tributo a uno dei più grandi scienziati, almeno degli ultimi tempi, e poi vorrei fare un video su Stephen Hawking, in cui, bene o male, parlo un pochino di che cosa ha fatto, ovviamente dal punto di vista scientifico. Io cercherò di concentrarmi sul punto di vista scientifico di questi personaggi. Poi io lunedì, questo, andrò a vedere Piero Angela a Trento, nell'Auditorium Santa Chiara, sarà un bel evento, immagino, quindi sicuramente pubblicherò un video in cui farò una specie di piccolo report della giornata. Poi ci sarà tutta l'estate, luglio e agosto, che sono mesi diciamo un po' morti per quanto riguarda YouTube. Non penso che pubblicherò dei video di quelli proprio divulgativi divulgativi. Vorrei concentrarmi in quei mesi su video didattici. Pubblicherò sicuramente una lezione. Non so se una molto lunga o divisa in tanti video di algebra lineare, dal momento che non si trovano tanti video spiegati in modo semplice, in cui l'algebra lineare venga, diciamo, spiegata immediatamente tramite esempi, quindi vorrei fare una cosa del genere per aiutare, diciamo, eventualmente tutti i vari studenti che sono alle prese con l'esame di algebra lineare. Poi pubblicherò un video sulla meccanica quantistica, però appunto un video didattico, quindi meccanica quantistica a livello universitario. E poi sarebbe bello riuscire a fare la stessa cosa con la relatività generale, cioè pubblicare un video didattico sulla relatività generale. Però appunto questi video sono abbastanza impegnativi perché dovrebbero venire molto lunghi, no? Parliamo di diverse ore di video. Quindi innanzitutto ne approfitterò in estate quando solo chi è veramente interessato sta su YouTube a cercare quelle cose. E poi avrò bisogno di un po' di tempo, quindi usciranno una volta ogni tanto. Poi in settembre invece vorrei ripartire bene con i video pubblicati regolarmente e lì pubblicherò sicuramente una serie divulgativa di meccanica quantistica, esattamente come ho pubblicato quello di relatività generale e così via. Poi vorrei farne uno sulla teoria quantistica dei campi ed eventualmente anche sulla termodinamica classica, dato che penso che sia molto interessante. Ok, penso che questo fosse tutto quello che avevo da dirvi. Vi ringrazio come al solito per l'attenzione. E vi ringrazio come al solito per tutti i commenti e tutti i complimenti che scrivete. Ricordatevi di condividere il più possibile i miei video se li trovate interessanti. Come canale abbiamo ancora un po' da crescere, no? Quindi speriamo pian pianino di riuscire a ingrandirci e se potete aiutarmi in questo vi ringrazio. Come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!